Salve a tutti gente, benvenuti ad un nuovo episodio del Tweet of the Week, la classifica settimanale dove io, Rob di AEW Podcast, condivido con voi i 5 più bei tweet dell'universo AEW. La scorsa settimana è stata una settimana davvero, davvero bellissima. Abbiamo assistito al pay-per-view della AEW All Out, che veramente forse, e credo che questa è l'opinione di molte persone, verrà ricordato come il pay-per-view più bello fatto dalla AEW. Tanti match, tanti debutti, c'è davvero tanto materiale in quel pay-per-view. Ma passiamo alla nostra classifica. Al quinto posto abbiamo la AEW che condivide questa GIF di Punk che si concede un altro bagno di folla. Insomma, è successo all'ultimo Rampage, però la cosa carina è stata che mentre appunto Punk si era lì, no, a festeggiare con la folla, un fan gli offre la sua birra e di tutta risposta Punk gli dice qualcosa tipo ma non lo sai che non bevo? E io dico, dai Punk, davvero non sai che Punk non beve? Su, dai, magari offrivi latte, che ne so, se c'era Hangman gli offrivi la birra, ma non a Punk. E al quarto posto abbiamo un tizio su Twitter che ha ricreato su un videogioco il match che tutti vorremmo vedere, ossia Ethan Page contro Adam Page contro Christian Cage contro Brian Cage in uno steel cage match. Ci manca solo appunto Nick Cage come arbitro speciale, ma va bene. Ora, vedete che belle grafiche, queste non ci cascate perché non è il gioco della AEW, è solamente uno di quei giochi della WWE che possono essere moddati con nuove skin e nuove cose. Quindi, fatto davvero bene, Dream Match che non vedremo mai, possiamo solo immaginarci. E al terzo posto abbiamo un altro tizio che ci condivide questa foto, con una didascalia molto carina, però guardate la foto, gente, guardate questi due lottatori, no? Bene. Io dirò a mio figlio che questi erano John Moxley e Nick Cage al loro match in GCW. Cioè, c'è la somiglianza, dai. E al secondo posto abbiamo Evil Uno che continua ormai con la sua tradizione che ogni volta che un lottatore debutta in AEW, lui fa questo tweet, ovviamente parlando in terza persona. E specialmente in questo caso lui dice Evil Uno è diventato collega di lavoro con Ruby Soho. E se non l'avete già notato gente, non sto dando molto spazio All Out perché abbiamo già un contenuto che parla di questo magnifico pay per view. Abbiamo fatto un'analisi molto dettagliata e quindi credo che se voi volete approfondire ciò che è successo All Out dovete recuperare questo questo contenuto, scusate, che si chiama Aftermath. Andate sul canale, recuperatevi il contenuto che davvero merita di essere visto. Ma ora passiamo al nostro primo posto. E al primo posto ci sono proprio io. Ma perché ci sono io? Perché il tweet è essenzialmente una foto, un fotogramma di Orange Cassidy che incontra Ric Flair. Woo! E questo incontro è molto epico. Tant'è vero che c'è stato un video su TikTok che ha documentato questo incontro. E essenzialmente io non posso riportarvi il video per motivi di copyright, quindi ho deciso di prendere il fotogramma più bello di quel video e farlo sotto forma di tweet, così voi lo potete vedere. E davvero ragazzi, molto bello questo incontro. E già Ric Flair di suo, no? Epico! E Orange Cassidy, lui è il lottatore più cool degli ultimi tempi, quindi vedere questi due insieme, un pollice, un woo, insieme nello stesso schermo è un qualcosa di epico, no? Quindi andava riportato e merita il primo posto, quindi spero che voi siete d'accordo con me. E questo era tutto per oggi, gente. Ora voglio fare un piccolo ringraziamento. Voglio ringraziare Cliff Burton. Lui mi ha segnalato il tweet riguardo CM Punk, il suo bagno di folla. Ma volete fare anche voi la stessa cosa? Beh, quello che dovete fare è andare qui sotto, c'è il link per iscrivervi al gruppo Telegram di AEW Italian Podcast. Vi iscrivete, mi mandate un messaggio con un bel tweet che io voglio solo quelli belli, e poi io vi menzionerò nella prossima puntata del Tweet of the Week.
Ora, già che ci siete, potete mettere anche un mi piace a questo video, potete anche mettere un non mi piace, come volete voi. E infine, potete iscrivervi al canale AEW Unpackers, così non perdete mai un contenuto. E veramente, gente, abbiamo così tanti contenuti che voi avete tanto pane per i vostri denti. Quindi esplorate il canale, guardate i contenuti e supportateci. Questo è tutto per oggi, gente. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao!